Allora ragazzi, un saluto a tutti. Beh sì, ho fregato nuovamente lo smartphone alla mia compagna, questa volta il Redmi Note 10 5G di Xiaomi. Nel video precedente era il Redmi Note 9, ma qui andremo a vedere quelli che sono quei piccoli cambiamenti hardware del dispositivo, perché poi del resto rimane quasi del tutto invariato, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, questo sarà un video probabilmente molto flash, anche perché vi andrò a parlare di quei piccoli cambiamenti hardware del dispositivo e forse anche software. Quindi ragazzi, beh, iniziando subito a parlare di lui, andiamo a parlare di quella che è la ricezione dati e la ricezione cellulare. Qui premetto che dove viviamo qui in casa, con il mio OnePlus 6 faccio veramente fatica a ricevere sia la rete cellulare e sia la rete dati, ma con questo dispositivo, il Redmi Note 10 5G, devo dire che in questo ambito supera di gran lunga il mio OnePlus 6. Quindi la mia compagna, quando sta qui in casa tranquillamente, svolazza per le stanze e riesce a fare anche delle lunghe telefonate senza la caduta linea. La stessa cosa anche per quanto riguarda la ricezione dati. Quindi ragazzi, devo dire che sotto questo ambito rete cellulare, rete telefonica, mi ha sorpreso veramente molto. L'altra cosa che è cambiata di questo dispositivo è il sensore biometrico. Il sensore biometrico sul Redmi Note 9 era posizionato sulla parte posteriore, mentre invece qui è posizionato sulla parte destra. Quindi molto comodo da raggiungere, più o meno alla metà della cornice del dispositivo, e ci fa non solo da sensore biometrico ma anche da pulsante di accensione e spegnimento. E questo sensore devo dire che funziona veramente molto bene, sia per quanto riguarda lo sblocco del dispositivo stesso sia per quanto riguarda lo sblocco di alcune app che permettono lo sblocco con l'impronta. Possiamo utilizzarlo in due modi, sia a sfioramento e sia con la pressione. Quindi possiamo utilizzare lo sblocco sia a sfioramento sia con la pressione e funzionano entrambi veramente molto molto bene. L'altra cosa che è cambiata di questo dispositivo è il comparto fotografico. Qui abbiamo tre sensori fotografici proprio sulla parte posteriore. Abbiamo il sensore della messa a fuoco e il flash LED. E poi devo dire che questa fotocamera, ovvero una 48 megapixel, dal software viene gestita veramente molto bene. Arrivando subito al punto, se la vogliamo utilizzare in modalità pro, ovvero manuale, possiamo gestire tutti gli ambiti: la messa a fuoco, la gestione dei bianchi, la luminosità, gli ISO. Quindi devo dire che rispetto alla scorsa versione è stata aggiunta qualche funzionalità. Se non erro, la gestione dei bianchi sulla scorsa versione della MIUI, o meno per quello che avevo visto sul Redmi Note 9, non ci stava, ma qui possiamo gestire qualsiasi ambito. Poi abbiamo a disposizione anche la versione 48 megapixel presente sull'ultima voce dei software della fotocamera, solo che però qui non è che abbiamo tante opzioni a nostra scelta, ma possiamo solo tipo aggiungere una griglia. Possiamo variare il timer dai 3 ai 10 secondi, quindi se utilizziamo la 48 megapixel, di impostazioni non è che ne abbiamo così tante, quindi devo dire che utilizzarla, se volete una foto un po' più dettagliata va bene, ma se volete la gestione manuale io vi consiglio di utilizzare la modalità pro, gestione manuale dell'intero comparto fotografico. Il display rimane sostanzialmente lo stesso, i suoi 90 Hz, che grazie anche al software viene gestito molto bene. Durante l'utilizzo, gli scrolling, il cambio delle pagine rimane fedele ai movimenti delle nostre dita, e devo dire che anche questo mi ha sorpreso. I suoi 90 Hz durante l'utilizzo si fanno veramente sentire. Poi parlando del software,
nello scorso video con il Redmi Note 9 avevamo la versione 12 della MIUI. Qui abbiamo la versione 12.5.1 della MIUI basata sempre su Android 11, che ci consente di avere alcune piccole funzionalità. Una delle funzionalità che era presente, sì, ok, anche nell'altra versione, è quello di andare a controllare l'utilizzo del dispositivo sia attraverso i gesti e sia attraverso la barra di navigazione. Ma in più è stata aggiunta la voce che ci consente di invertire i pulsanti di navigazione. Quindi, se magari qualcuno, non so, qualcuno di voi è mancino, può utilizzare l'inversione dei pulsanti o meno. Quindi devo dire che questo Redmi Note 10 5G, beh, per parte mia è fenomenale. Rispetto al mio OnePlus 6 devo dire che in alcuni ambiti lo supera addirittura, però devo dire che rimane veramente un bel telefono. Quindi ragazzi, io non vi ho detto nulla di particolare in questo video, anche perché diciamo che è rimasto quasi tutto invariato rispetto alla precedente versione di questo Redmi Note. Quindi se volete qualche altra informazione su di lui, qualche altro dettaglio tecnico, oltre che a vedere il mio scorso video, lo trovate qua in alto a destra nelle schede, qua in basso nella descrizione vi lascio il link alla sua intera scheda tecnica, dove potete leggervi tutte le caratteristiche. Io vi ho parlato di quelli che sono stati i cambiamenti hardware di questo dispositivo, perché volevo farlo già da un po', ma solo adesso sono riuscito a fregare il dispositivo alla mia compagna e eccolo qua. Quindi ragazzi, qualche ora di utilizzo, giusto il tempo di girare questo video e voilà. Allora, poi qui in basso vi lascio anche qualche link d'acquisto nel caso voi lo vorreste acquistare, quindi direttamente da Amazon. Qua in basso trovate tutti i link. E che dirvi, questo video finisce qua e adesso non resta altro di sapere la vostra qua in basso nei commenti. Quindi ditemi quello che volete su questo dispositivo, se anche voi lo tenete, come vi trovate, insomma ditemi quello che volete. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, è gratis, non pagate nulla. Dopo essere iscritti attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutate veramente molto. E lo sapete già, vi trovate anche su Instagram, chiocciola Mitico Snake, ve lo ricorda l'animazione, ma i link a tutti i miei social li trovate qua in basso nella descrizione. E noi ci vediamo sempre qui settimana prossima con un nuovo video. Ciao, adesso vado a restituire lo smartphone alla mia compagna, perché già me l'ha chiesto un paio di volte, e altrimenti prima che viene di qua, vabbè, io vado. Ciao.